viva il primo maggio, viva la festa del lavoro, viva i lavoratori e le lavoratrici italiane. Un primo maggio sotto la pioggia, quello celebrato dalle lavoratrici e lavoratori della Toscana, dove numerose sono state le iniziative sotto lo slogan «Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale», scelto quest'anno da CGL CISL e UIL. Esiste nel 2024, qualcuno pensa ancora di risolvere le controversie internazionali vincendo le guerre con le armi, con la corsa di armamento, una follia. Questi soldi andrebbero spesi per la sanità, per la scuola, per i trasporti, e non per far morire decine e decine di poveri, per quale guerre hanno tutta una caratteristica. Dichiarano potenti per i loro interessi e le pagano i poveri sotto forma di povertà e di vite umane. Quindi un primo maggio che vuole anche un'Europa protagonista sul versante diplomatico per la pace. Sappiamo che il lavoro rende liberi, rende indipendenti, e le donne hanno bisogno di essere libere in questo paese, oggi ancora di più. A Livorno, causa maltempo, la festa firmata CGL si è dovuta spostare dalla Fortezza Nuova al The Cage. Ad Empoli, sempre per colpa del meteo, il corteo partito da Piazza della Stazione con comizio finale in Piazza della Vittoria non ha potuto essere accompagnato dalla potenza musicale della Zastava Orchester. Ma tanti partecipanti, anche giovani, per gridare sì al lavoro come dignità, no al lavoro povero, sì al lavoro sicuro. Io insomma mi sentirei di dire che il primo maggio è una festa importante, perché si parla di lavoro, il lavoro è fondamentale e deve essere dignitoso, deve essere retribuito e bisogna rispettare anche quelli che sono i diritti dei lavoratori. Quello che posso dire ai miei coetanei di scendere in piazza, abbiamo fatto noi, perché quello che abbiamo non è mai sicuro e bisogna sempre continuare a battersi per i nostri diritti. Siamo quelli che siamo formati, siamo più istruiti, più formati anche per lavorare, ma siamo quelli con meno diritti. Quindi bisogna recuperare uno spirito, secondo me, che è collettivo. A Firenze in mille tra studenti, sindacati di base, il collettivo di fabbrica GKN, siga della sinistra, a sfilare davanti al cantiere Esselunga di Via Mariti, teatro dell'incidente del 16 febbraio scorso, dove persero la vita 5 operai. Le morti sul lavoro sono ancora tantissime, chiediamo diritti, chiediamo tutele e chiediamo che non succeda più che una persona che esercita dignitosamente un suo diritto trovi la morte.